Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia. Ed eccoci rigorosamente in diretta in questo momento, benvenuti, bentrovati a questa puntata numero 13, cara Greta. Sì. Insomma, di strada cominciamo a averne fatta abbastanza, 13, non sì. Troppa, non è mai troppa, no, però no. Insomma, ecco. Allora, oggi una puntata un po' particolare, Greta, sì. Vero? Intanto dobbiamo ringraziare Coingas che è ovviamente, con noi in questa seconda parte, diciamo così, questa seconda tranche di trasmissioni insomma ci accompagna, e quindi ringraziamo. Ecco, sì, una puntata particolare perché parliamo di questa buona pratica che si chiama C'era una volta una piantina di pomodoro, poi magari vi spiegheremo anche il perché di questo titolo, ed è molto bello questo insomma progetto perché fa incontrare il passato, poi passando per il presente e il futuro, perché si parla di nonni e di bambini. Quindi insomma è veramente per me, insomma, che sono anche un genitore, devo dire un progetto molto molto particolare. Quindi si parla di dialogo tra generazioni, di empatia, di socializzazione, insomma, e sicuramente anche del ruolo della scuola e delle istituzioni che in questo progetto hanno avuto un ruolo importante. Allora, con noi abbiamo due ospiti. Esatto, il sindaco di Lucignano Roberta Casini, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. E Ida Nocentini, che è responsabile del servizio sociale ed educativo del comune di Lucignano, e quindi insomma per la prima volta devo dire una dirigente, insomma, ecco, che non ha una carica politica, che però insomma si presta, come dire, anche alla comunicazione, no? E quindi la ringraziamo per questo. Benvenuta. Grazie. Okay. Eccoci qua. Allora, come nasce questo progetto? Darei subito la parola al sindaco. Sì. Intanto c'è da dire che, ecco, viene coinvolta una RSA, quindi comunque insomma parliamo di un ambito insomma particolare, dall'altra parte invece un nido, quindi un'età matura e un'età invece molto tenera, come si incontrano? Allora, questo devo dire che è nato dall'idea di due persone, di un gruppo di persone stupende che credo che per prima cosa amano il proprio lavoro, incontrando nella dirigente del nostro servizio che avete appena conosciuto una sensibilità particolare, e quindi da questo presupposto poi parte tutto il resto. In questo abbiamo dentro la nostra casa di riposo, che è l'RSA di Grifoli, e il nostro nido. Le due responsabili, l'animatrice, l'educatrice, hanno iniziato a collaborare, a ragionare. Tutto però è nato dal fatto che i bimbi dell'asilo nido avevano creato un piccolo orto ed hanno regalato agli anziani della casa di riposo una piantina di pomodoro. Da lì nasce questo bellissimo rapporto. Come mai pomodoro? C'è un significato particolare oppure? Perché il pomodoro è un prodotto della nostra terra, un prodotto della Val di Chiana. Uno dei tanti. È uno dei tanti, ma uno sicuramente dei più importanti. Da lì non piantano sicuramente roba che non sia attinente, noi siamo molto attenti anche ai prodotti e a questo sui bimbi, e quindi da lì è nato questa idea, proprio il pomodoro, che poi è una pianta bellissima perché rappresenta le radici, rappresenta un frutto, quindi in questa pianta si raccoglie tutta l'idea progettuale di collaborazione e di socializzazione. Ecco, l'idea che magari ci sia bisogno di far incontrare i nonni con i bimbi, quindi insomma l'incontro generazionale, forse insomma nell'immaginario comune l'attribuiamo più alle grandi metropoli dove comunque si corre, insomma poi comunque il rapporto con le generazioni magari è un pochino più veloce. Ecco, invece questa esigenza è stata sentita anche da un comune piccolo come quello di Lucignano, piccolo non tantissimo, però insomma. Sì, sicuramente piccolo. Io credo che questa è un'esigenza che c'è in ognuno di noi, cioè partendo dall'idea più bella che sono il rapporto con i nonni.
io ne ho un ricordo, fortunatamente ancora ne ho una, anche se molto anziana, ma viva, è un ricordo bellissimo, quindi credo che questo rapporto non possa essere perso, ma da lì forse si riparte anche di un'idea di società diversa, che purtroppo questa idea di società non riguarda solo le grandi metropoli, ma sta riguardando anche i piccoli comuni. Quindi ripartire dai piccoli comuni con questa idea invece di rapportarsi, di far rapportare i bambini piccoli, quindi da 0 a 3 anni, con gli anziani che ancora hanno tanto da dare, e soprattutto riusciamo a farli sentire utili, perché questo è un aspetto importante, secondo me è bilaterale, cioè riguarda i bambini che riscoprono l'idea dei nonni e l'idea di persone sagge che possono insegnare loro qualcosa, ma allo stesso tempo gli anziani si sentono veramente utili in un progetto che riscoprono, anche pur stando ospiti di un RSA, lì riscoprono invece una cosa molto bella che è la loro utilità. Allora, è una domanda che mi sorge spontanea a questo punto, è questa alchimia magica che si instaura tra un nonno e un nipote, è un bambino piccolo in questo caso. Dunque, io vorrei fare una premessa. Prego. Rispetto a questo argomento. Quando sono arrivata a lavorare a Lucignano, esisteva la casa di riposo, che i lucignanesi chiamavano la commenda. Allora, commenda, io mi chiedevo, ma cosa significa commenda? In realtà commenda... Lei non è della Val di Chiana, originaria della Val di Chiana? Io sono cortonese. Allora... Sono cortonese, ma Cortona non si usa. Effettivamente il dialetto tra comune e comune cambia, sì. Confermo. E commenda in realtà viene dal latino affidare. Ecco, in realtà la casa di riposo, quindi, che è nata come donazione degli Arrighi Griffoli, è nata come struttura appunto a cui affidare gli anziani, però sempre in un'ottica prettamente assistenziale. In questi anni invece il concetto di assistenza è molto cambiato, e anche la casa di riposo è diventata, non a caso, negli ultimi anni centro residenziale, il che implica una trasformazione nella concezione del rapporto. Ora noi abbiamo la fortuna di avere, tra l'altro, la nostra struttura al centro del paese, e quindi è sempre stata molto collegata con il resto del paese. Però in questi anni abbiamo avuto anche un'altra scommessa, che è quella di aver aperto un asilo nido. Riflettevo che queste due strutture rappresentano al meglio il concetto di cura, nel senso che con l'asilo nido noi ci prendiamo cura del bambino, ma non solo del bambino e del contesto familiare dall'inizio, e idealmente ci prendiamo cura fino alla fine. Allora mi ricollego a quello che mi chiedeva, cioè il rapporto tra il bambino e gli anziani. È la vita, è importante questo, che sembra un episodio tutto sommato abbastanza marginale, ma è importante ai fini educativi reciproci, perché il nido è una comunità educante in qualche modo, perché nel nido è la comunità che si prende cura del bambino, ma nello stesso tempo attraverso il bambino è la famiglia stessa che si educa, e il rapporto tra il bambino e l'anziano permette di annodare un filo che spesso si è allentato negli ultimi anni anche tra generazioni, sì. Perché noi attraverso questo progetto abbiamo visto che i genitori partecipano al progetto, quindi l'orto coinvolge i nonni della casa di riposo, del centro residenziale, ma anche i nonni che vivono in famiglia. Ma anche ai genitori permette un rapporto nuovo, credo, con i bambini, ma anche appunto con i nonni. Quindi secondo me è un filo che si riannoda, e quindi è un'esperienza molto bella e anche spontanea in qualche modo.
destinata a crescere, come la piantina di pomodoro, autorigenerarsi. Rigenerante per tutti. Fra l'altro, leggevo poco tempo fa in una rivista specializzata che si consiglia, no, in una fase zen, il coltivare qualcosa. Ecco, il consiglio anche di farlo fuori dalla, se vivi in un appartamento, nel terrazzo, di creare una specie di angolo verde, che aiuta molto. Nel nostro terrazzo del centro anziani, noi abbiamo un grande terrazzo, sì, non abbiamo un orto, ma abbiamo un grande terrazzo, e abbiamo cominciato a coltivare, anche perché i nostri anziani vengono in gran parte da una realtà agricola, quindi è un modo per tenere viva la loro esperienza. Abbiamo visto che ha è una grossa risorsa anche avere appunto un piccolo spazio per coltivare. E c'è un altro aspetto per i bambini importante, che è quello dell'educazione alimentare, perché il vedere come nasce una pianta, come si sviluppa, e i nostri bambini poi al nido, per esempio, quando ci sono le carote, fanno la torta con le carote, e quando c'è l'insalata mangiano l'insalata. E uno dei problemi più grandi dal punto di vista alimentare è quando abbiamo le mense, l'alimentazione. È importante anche per questo. Ecco, ma insomma, come si sviluppa poi, ecco, questo progetto, questi nonni che insomma interagiscono con i bambini, in che modo? Allora, ci sono varie fasi di questo progetto. Intanto c'è un rapporto di partecipazione fra tutti i momenti ludici, sia del nido che della casa di riposo, quindi le feste di Natale, le varie fiere che facciamo anche in paese, per i quali i nonni comunque preparano delle cose per tutto il paese, e a questo partecipano anche i genitori. Io ho avuto la fortuna, da mamma di un bimbo al nido l'anno scorso, di partecipare a questi laboratori dove i genitori in casa di riposo costruiscono delle cose per Natale per i propri figli, per il mercatino di Natale che fanno gli anziani della casa di riposo, e poi c'è tutto un insieme di rapporti che invece sono più vicini, quindi nonni che vanno al nido, che stanno insieme a loro nella parte verde, quindi nel giardino, che lavorano all'orto, e poi tutta una serie di rapporti che si creano nel corso dell'anno rispetto alla stagionalità, rispetto a tutte le cose che si vengono ad essere. Qui abbiamo una grossa collaborazione, capite, sia con le famiglie, sia degli anziani che dei bimbi, ma soprattutto anche con tutto il personale delle due cooperative, che è fondamentale. Io qui li voglio veramente ringraziare, perché si prestano ad un progetto che è bello, ma che veramente la differenza lo fa le persone. Ecco, sì, questo lo diceva anche poco prima della nostra diretta. Volevo insomma capire che cosa significa questa frase, cioè, perché poi immagino che appunto chi si impegna in un progetto del genere possa davvero fare insomma un po' la differenza. Ma io ho sempre creduto che la differenza nella qualità di un servizio la fa la persona che lo eroga, e in questo caso noi, l'ho detto all'inizio, abbiamo una qualità molto alta, sia nel responsabile dell'asilo nido, nell'educatrice della casa di riposo. Permettetemi un ringraziamento particolare al mio ufficio, perché la dottoressa Nocentini, l'avete sentita, ha una sensibilità particolarmente elevata su questa materia, quindi è da qui che si vedono le buone pratiche, secondo me. Uno a volte può avere una bella idea, ma poi non riesce a metterla in atto. Qui noi riusciamo forse prima a metterla in atto e poi a renderla idea. Questa è stata veramente la differenza. Ecco, lanciamo anche un messaggio da questo punto di vista, cioè, dedichiamoci meno ai social, cerchiamo di abbracciare un pochino più sia i genitori. Questa è una riflessione che ho fatto l'altra mattina proprio per la festa del papà. Ecco, abbracciamoci questi genitori, questi parenti, questi nonni, che sono un tesoro inestimabile. Troviamo un punto di contatto, perché il contatto fisico è veramente quello che secondo me adesso inizia a mancare, e credo che i nonni ne hanno uno strabisogno, ma insomma i figli ne hanno più bisogno dei nonni, perché rischiano di crescere in un mondo dove il contatto fisico non conta. Quindi una foto in meno, ma un abbraccio in più, secondo me sarebbe più utile. Meno selfie. Sì, poi insomma ora siamo in diretta Facebook, e quindi no, comunque, ma io l'ho detto, insomma, di abbandonare i social, ci manca
mancherebbe altro, però ovviamente insomma non dimentichiamoci del mondo reale, insomma andiamo a suonare campanelli a questi parenti. Gli scherzi li facevo da piccolo. Esatto. Non sono nati tanti di campanelli. Sì, però scusate questa digressione, che insomma a volte si scherza. Allora, ci fanno cenno che dobbiamo, credo, fermarci un attimo, fare anche un cambio di ospite. Sì, okay? Esatto. E quindi ringraziamo, insomma, credo che sia doveroso. Esatto, ci lascerà appunto Ida Nocentini. Grazie, insomma, di essersi prestata, ecco, anche al mondo della comunicazione. A fra poco. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia. E ricordiamo sempre anche Coingas, è doveroso, ringraziamo anche il presidente Sergio Staderini, che sicuramente sarà collegato in diretta con noi, poi magari lo avremo anche ospite in una delle tante puntate che ancora abbiamo. Ci abbiamo tante cose da raccontare. Allora, ci siamo fermati un attimo, in Formula 1 li chiamano pit stop, noi abbiamo fatto un cambio in corsa, quindi diamo il benvenuto ai nuovi arrivati. Sì, di nuovo ovviamente il sindaco di Lucignano Roberta Casini, ed è con noi adesso invece Silvia Saturnino, sì, referente del servizio nido del Grillo Parlante, e Lucia Presenti, coordinatrice della casa di riposo Arrighi Gruffoli. Ecco, ritorniamo a parlare insomma di questo progetto che si chiama C'era una volta una piantina di pomodoro. L'abbiamo un po' accennato nella prima parte della nostra trasmissione. Tutto nasce da questa piantina che i bimbi hanno regalato ai nonni. Poi i nonni sono andati, ecco, spieghiamolo per bene nel dettaglio. Allora, noi come tutti gli anni facciamo un piccolo orto al nido, e un paio d'anni fa abbiamo condiviso questa piantina di pomodoro con gli utenti della casa di riposo. Loro, felicissimi di questo dono da parte nostra, sono venuti a trovarci al nido una mattina, e lì è nata una relazione con i bambini meravigliosa, anche quasi inaspettata direi, perché a volte noi ci creiamo tanti problemi quando in realtà i bambini sanno trovare delle soluzioni fantastiche. E quella mattina hanno improvvisato dei canti e dei balli insieme a nonni, creando questa relazione veramente bella, tant'è che alcuni bambini addirittura si sono seduti anche nella pedalina delle carrozzine, proprio per dove gli anziani che non si potevano muovere hanno così creato un legame, una relazione con loro. E quindi hanno poi, insomma, quasi implicitamente espresso il bisogno che questo diventasse un'abitudine. Insomma. Esatto, ci siamo infatti guardate quella mattina con la Lucia, abbiamo detto ma perché non continuare a fare questi incontri? E così abbiamo iniziato a... Prendendo spunto poi dalla spontaneità di quello che è stato, il crearsi questa relazione del tutto naturale e spontanea, quindi tra bambini e tra anziani. E appunto abbiamo deciso, ok, portiamo avanti un progetto che però non sia rigido, ma che si adatti appunto, che cresca insieme alla naturalezza e alla spontaneità che queste relazioni inevitabilmente comportano, no? E quindi da lì abbiamo modulato poi quelli che sono stati gli incontri, degli incontri che appunto si sono basati o su dei laboratori, oppure del appunto la portare avanti l'idea di coltivare un orto, come diceva la nostra responsabile del comune. La casa di riposo non ha un terreno su cui poterlo fare, no? E fare un orto per l'anziano è una cosa fondamentale, proprio perché appunto le loro origini sono legate all'agricoltura, quindi erano la maggior parte di loro contadini. E non ce ne dobbiamo vergognare. No, assolutamente. No, sembra che quando si tira fuori questa storia qualcuno si nasconde quasi. No, dobbiamo esserne orgogliosi. Insomma, coltivata appunto. Ma qual è il beneficio sia per i bambini che per i nonni, insomma, da questa relazione?
Allora, per i bambini sicuramente è un'occasione per socializzare e stare con persone diverse da quelle che quotidianamente vivono, anche perché hanno la possibilità proprio di stare con gli anziani, gli permette proprio di avere un rapporto diverso, perché gli anziani quando vengono a trovarci hanno la lentezza dei movimenti, un tono di voce molto bassa, sanno ascoltare, non ci dimentichiamo che è una cosa molto importante per i bambini essere ascoltati, e in questo clima i bambini sono molto attratti da loro, quindi il beneficio è anche quello di stare con gli altri, e anche un passaggio di generazione, anche il fatto che ci raccontano delle filastrocche dei loro tempi che sono bellissime e anche attualissime, che stimolano tanto i bambini proprio anche all'ascolto, il trasmettere anche ciò che è parte del loro passato, che così diventa anche il nostro presente. E poi ci hanno tante belle storie da raccontare. È vero, tantissime, anche di quando storiche. È vero, sì, anche questi racconti che fanno ai bambini, molti ne sono proprio attratti, ascoltano con tantissimo interesse storie che magari di un tempo che non c'è più, però è un tempo che fa parte della nostra storia. E i nonni come, come ne beneficiano? Sicuramente per i nonni questi incontri hanno un ruolo fondamentale nella loro vita. Prima di tutto appunto l'incontro con i bambini, che solitamente all'interno di una struttura poi non c'è un afflusso. Forse immaginarsi il contrario sarebbe quasi, no? Forse meno consono, meno stimolante. Sì. Invece l'idea che i nonni vadano dentro. Esattamente. Innanzitutto è un modo per uscire poi dal confine della struttura, no? E poi si crea l'aspettativa. Sono loro stessi a dirmi: Lucia, guarda, ma perché non andiamo da bambini? Ora è tanto tempo, andiamoci, non so, per il Natale portiamogli, prepariamogli dei cioccolatini, ma che facciamo? Andiamo e non portiamo niente? Quindi si crea questa aspettativa che è importante, no? Perché per non subire passivamente poi il passare del tempo, ma anzi rendersi attivi in questo. E poi appunto naturalmente la memoria per loro è importante, si stimolano delle capacità e come appunto quella di ricordarsi, la memoria a breve e a lungo termine, e diamo importanza, valore a questa memoria, quindi le loro capacità che appunto residue vengono stimolate e mantenute. Sindaco, magari volevo sentirla un attimo, forse mi sposto un pochino, sennò, se è vero che i social non devono essere, non dobbiamo abusarne, però dobbiamo vedere. Questo è un progetto che nasce, qua, come abbiamo sentito, spontaneamente, però come si porta avanti, come si sostiene e come le famiglie insomma, del suo comune lo stanno insomma, apprezzando? Sì, lo si sostiene credendoci, quindi un'amministrazione prima di tutto ci deve credere e lavorare intorno a questo e creare tutte le condizioni perché sia possibile, perché gli anziani per spostarli non basta dire si spostano, serve tutta un'organizzazione dietro e quindi insomma su questo però noi siamo felicissimi di poterlo fare, anzi vorrei che questa buona pratica fosse condivisa anche da altre strutture del nostro territorio. Le famiglie sicuramente all'inizio forse non l'hanno presa per il verso, cioè non l'hanno capita fino in fondo. A un anno e passa di distanza dall'inizio credo che si è visto la differenza enorme, perché adesso si è capito veramente che è una di quelle pratiche che fanno bene ai figli e fanno bene ai nonni. E come dicevo prima, è una società che ha bisogno di stimoli e quindi va lavorato anche su come stimolarli. Questa sicuramente è stata una di quelle cose che sta incidendo molto. Io ho visto anche nei riscontri invece presenti, proprio una volontà di andare avanti e di condivisione di questo progetto. Questo è quello che poi ci fa credere e sperare per il futuro. Ecco, questa facilitazione di intessere delle relazioni con altre persone, no? Perché poi i genitori oggi purtroppo hanno sempre meno tempo da dedicare purtroppo ai figli, un po' gli impegni di lavoro, insomma, varie situazioni insomma, che vengono a crearsi. Questa è una di quelle che supplisce magari a volte una mancanza anche dei nonni veri e propri, anche esatto. Vicini spesso, perché non è più come prima che vivevamo tutti insieme e quindi i nonni erano sempre presenti. Adesso i nonni a volte sono lontani e non possono essere presenti, quindi a questa cosa supplisce un rapporto che invece è fondamentale credo nella vita di un bambino e per la sua crescita. E all'altro credo che proprio sia dovuto alla bellezza di far incontrare queste due
mondi. Io quando le sento parlare mi emoziono sempre, perché veramente sarà che l'ho vissuta da mamma, quindi ho questo ricordo bellissimo. Però veramente vedere insieme questi bambini e questi nonni, io ho avuto il privilegio di poter vedere le foto in anteprima, vi dico che ti trasmette anche a te una sensazione bellissima. Ecco. Poi i nonni hanno quella pazienza che i genitori non hanno. Ah, questo sicuro. Mi ricordo sicuro. Quando ero piccolo, io è capitato a me, io sono padre di una fanciulla di 21 anni, fra l'altro saluto. Insomma. La salutiamo tutti. Sì, fra l'altro una trasmissione tutta femminile, mi sento un po'. Sei un po' in minoranza oggi, sei un po' in minoranza. Sì, sicuramente è giusto che i genitori oggi hanno bisogno di lavorare, questo prima di tutto, però credo che non dobbiamo mettere da parte il rapporto con i propri figli o l'importanza da dare al tempo con i propri figli, e quando gli si dà del tempo dovremmo anche pensare di avere quella pazienza necessaria, perché a volte invece pensiamo che stare con loro basti essere presente, no? Serve una presenza cosciente che a volte non lo è. Questo invece i nonni ce l'hanno, e quindi è lì la bellezza di quel rapporto cosciente, che forse a volte i genitori sono presenti con i figli ma hanno la testa al lavoro o in altre parti. Questo quindi credo sia giusto farglielo ritrovare, e in questo progetto lo si ritrova. A che cosa state lavorando ora? Cioè, c'è stato vicino alla Pasqua, non so, qualche gadget pasquale, a che cosa state lavorando? Sicuramente gli anziani mi hanno già chiesto di preparare degli ovetti di cioccolata e portare i bambini del nido, quindi sicuramente questo accadrà a breve, ecco. E poi ci stiamo... Ma voi operatori gli date una mano, insomma, quindi vi armate di colla caldo, fiocchetti, sacchettini. Certo, quello perché, sì. Insomma, anche questo sicuramente farà parte del gioco. Una buona manualità. Esatto, sì, sicuramente sì. E poi le varie attività servono proprio a questo, no? Per mantenere... Certo. E adesso inizieremo con la bella stagione, speriamo arrivi presto, anche proprio a lavorare l'orto, perché proprio gli anziani hanno un sapere da diffondere ai bambini nel lavorare l'orto che è molto speciale, molto particolare, e quindi cercheremo di fare anche quest'anno l'orto insieme agli anziani della casa di riposo. Ma è un luogo comune, un modo di dire, ma insomma si ripete spesso che gli anziani poi ridiventano un po' bambini, no? Quando è vero? Questo è vero, però io almeno nella mia esperienza ho cercato sempre, no, di considerare l'anziano, ok, sì, ha regredisce, diciamo così, tra virgolette, uso questo termine un po' brutto, però è comunque un adulto, quindi ha bisogno di un tipo di educazione sicuramente che non esuli poi da quella dei bambini, perché altrimenti il nostro progetto non avrebbe senso. Però ecco, è un tipo diverso di educazione che però appunto si compenetra con l'altro, con i bambini. Io la vedo come una cosa positiva, però insomma, la mia era una considerazione positiva. Sì, esattamente, certo. Io cerco sempre, nei limiti del possibile, la mia parte di Peter Pan è di tenerla sempre accesa. Sì, è chiaro, anzi, a volte si riscopre dei lati, come ad esempio la creatività, no? Molti anziani hanno trascorso una vita divisi tra il lavoro, la famiglia, la casa e tutte le varie faccende domestiche, senza avere poi uno spazio per liberare la creatività, e questo succede molto spesso poi in età appunto adulta, quindi quando diventano anziani scoprono delle parti di sé che non credevano di avere, insomma. Allora ci fanno cenno, c'è stacci da dietro le quinte che il tempo è quasi finito. Io intanto mi prendo la promessa da parte del sindaco, la colgo e un po' a sorpresa, di poter raccontare insomma in televisione, proprio insomma con le nostre telecamere, questa buona pratica, magari prendendo lo spunto dal regalo che si faranno per Pasqua, insomma, perché no? Sì, credo, noi ringraziamo, perché ripeto, questo secondo me è uno di quei progetti che debba essere esportato anche da altre realtà. Sì, no, lo dico anche per questo, perché poi sai, alla fine la buona pratica diventa anche un buon esempio, e speriamo che, come dire, si diffonda nel territorio. Allora, siamo al momento dei ringraziamenti, quindi Roberta Casini, sindaco di Lucignano, Silvia Saturnino, referente del servizio nido Il Grillo Parlante, Lucia Presenti, coordinatrice casa di riposo Arrighi Gruffoli, e nella prima parte avevamo sentito Ida Nocentini, responsabile del servizio sociale ed educativo del comune di Lucignano.
Bene, non ci resta altro che salutare, ringraziare i nostri amici radioascoltatori e telespettatori. Sì, questa sera mi raccomando alle 21 su Arezzo TV, canale 214. Che dire, alla prossima settimana un'altra buona pratica. Arrivederci. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Legambiente e Coingas. In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia.